Sono passati 28 anni dalla tragica morte di Donato Bergamini e oggi il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, ha chiesto al GIP la riapertura delle inchieste e la riesumazione del corpo dell'ex calciatore del Cosenza Calcio. Sentiamo Facciolla intervistato da Nuccio De Simone. Ha chiesto la riapertura dell'indagine sulla base di quali novità e quali elementi. Sono avvalso del dottore Barbaro, un consulente giudiziario, medico legale. Basta prendere in considerazione l'orario di pranzo Orientativamente si può parlare delle 17? e orientativamente l'orario è quello lì. Però quell'orario non è coincidente con l'orario in cui sarebbe finito sotto il camion. Questo mi faccia fare le indagini. Ipotizzava una morte lenta o comunque qualche cosa, tipo un'asfissia o addirittura insomma un'azione violenta di questo tipo. Un elemento rilevante, una macchia di sangue nell'auto di Donato Bergamini. Se noi dovessimo ipotizzare che Bergamini è stato ucciso prima di trovarsi sul suolo, sulla sede stradale, evidentemente assume una rilevanza quella macchia di sangue. Si è parlato spesso di un possibile coinvolgimento di Denis Bergamini in un giro di droga. Il periodo principale lì, in realtà, ci sono stati Morì Catena, Bergamini, sono stati varie situazioni, Padovano, tutte le vicende successive, insomma, sono indicative di qualche cosa che non va. Però lì erano in tanti a sapere un po' realmente che cosa c'era o quali fossero i giri diversi da quelli sportivi, insomma. Poi lui stava sempre nella stanza con Padovano e Padovano è quello che disse che aveva ricevuto delle telefonate sul telefono dell'albergo. C'era un appartamento dove si diceva, insomma, che avvenivano un po' festini particolari e altre cose.